Eccoci qua, benvenuti a questa nuova puntata del Salotto di Francesco. Ci prendiamo la rete dalla nostra TV. Perché? Perché torniamo a parlare di cucina, quindi cucina live con voi, cucineremo con gli chef e lo so che vi piacciono tanto le puntate, dimostrazione anche sui vari programmi che mettiamo su internet, esattamente su YouTube, poi i social network. Facebook, c'è anche Instagram, ci sono le foto, le dirette, insomma, continuate a seguirci perché siamo partiti. Abbiamo anche una location diversa qua nella puntata che tra poco vedrete. Parleremo appunto di questi del food in primis, ma poi parleremo anche di ciò che dovete sapere di più rispetto ai prodotti che andate a consumare, quindi la tracciabilità, il prodotto da dove viene, dovete avere tutte le informazioni necessarie e molto importanti sono le etichette. Restate con noi, ci sono pochi istanti di pubblicità e poi partiamo subito con la sigla. Restate qua. Sai qual è il segreto del salmone Terra e Gusti? Fette lunghe e sottili di salmone norvegese, scozzese e sockeye selvaggio. Lavorato in Italia con ingredienti naturali e fumo di legno vergine. Senza conservanti. Colore superlativo. Salmone Terra e Gusti il maestrale. Con cura, con calma, con gusto, col cuore. Eccoci qua. Allora, ben ritrovati amici, benvenuti a questa nuova puntata del Salotto di Francesco. No, è la sigla, mi aspettavo questa irruzione in studio. E benvenuti a questo nuovo appuntamento. Come vi dicevo, cuciniamo insieme, care massaie. Ormai dovete sapere che ogni 100 abitanti, cioè ci sono, proprio come percentuale, ci sono. Vabbè, ve lo dico dopo perché io voglio dare spazio subito, no, devo creare una certa suspense. Intanto il food prende sempre più piede nei vari network televisivi, sul web e noi siamo qua per questo, per sapere e capire qualcosa di più sulla nostra tradizione, quindi i piatti migliori che riescono a realizzare i nostri chef. Come sta Mario Falco? Buonasera, bentrovati a tutti e bene, bene. Dopo un breve periodo di vacanza forzata, siamo ritornati. Siamo operativi, siamo di nuovo pronti, carichi e con nuovi piatti, nuove ricette, nuove idee, soprattutto perché vogliamo condividere idee più che altro E con ti trovo in voi e con voi. forma, questo è l'importante, ti trovo in Esatto, la forma. forma è ritornata alla forma. Bene, siamo contenti. Marco, come stai? Buon pomeriggio, tutto bene? Siamo in forma, siamo tutti carichi, pronti anche oggi, tante nuove ricette, tanti colori, sempre tanti sapori e siamo qua, siamo pronti. New entry, Annalisa Grana, responsabile provinciale dell'Associazione Cuochi Gargano e Capitanata, benvenuta. Grazie, grazie, buon Tutto pomeriggio. bene? Sì, grazie, grazie mille. Prima volta in un contest televisivo oppure hai già esperienza? No, no, ho già partecipato in altri ambiti, sempre qui a Io Teleposto. pensavo di lanciarti qua in No, trasmissione, no, invece sei già stata, però sei stata dispiace. qua, hai detto. Sì, Ah, allora hai con fatto Giuseppe bene. Armando, Ah, una delle ok. ultime partecipazioni. Va bene, va benissimo. Insomma, noi vogliamo sapere un po' quelli che sono i vari segreti della cucina. Anticipo subito che ci sono come un primo piatto, ci caratterizza, delle orecchiette. Mi dici con che cosa le prepari? Allora, sì, io userò del tonno, in scatola all'olio d'oliva, poi dei peperoni friggitelli, faccio poi un pane croccante, una mollica croccante aromatizzata con una colatura di alici. Curioso anche di sapere il cono di cefalo come si prepara, quindi c'è il pesce anche in questa puntata, diamo Sì, spazio. c'è un filo conduttore, un po' con il tonno di Annalisa, quindi ci tengo appunto come già presentato, abbiamo voluto anche con noi Annalisa perché la cucina vista dalle donne è anche,
è una cucina che ha un suo perché, quindi ci tenevamo tanto a portarla qui con noi oggi. E quindi come secondo continuiamo sempre base pesce, abbiamo del cefalo, quindi sempre territorio, rimaniamo nella zona, cefalo o mugine, che dir si voglia, quindi facciamo un piatto molto fresco, molto colorato soprattutto, come sono sempre i nostri piatti, abbiamo sempre ingredienti di stagione, infatti abbiamo del cime di rape, abbiamo della zucca e una crema di barbabietole, quindi tutti i prodotti di stagione che poi andremo ad abbinarlo con delle mandorle tostate, anche queste mandorle biologiche del Gargano, e quindi poi vedremo l'assemblaggio in che modo verrà sviluppato. Non mancherà il dolce. Non mancherà il dolce, però subentrerà dopo. Tra poco, cari amici a casa, Carmela, una dei volti che abbiamo lanciato qua nelle puntate insieme allo chef Falco, e grazie anche al nostro sponsor Tre Gusti. Abbiamo questa, dicevo prima, nella premessa, che c'è un tavolo finalmente più ampio, spazioso, perché voi a casa possiate vedere meglio che cosa preparano gli chef, quindi prendete carta e penna, cominciate a prendere nota dei vari ingredienti, perché stasera si mangia quello che noi cuciniamo qua in televisione. E cominciamo subito da Annalisa. Allora, qual è il primo passaggio? Intanto che cosa serve? Quali sono gli ingredienti che le nostre amiche, i nostri amici a casa si devono... Allora, bisogna mettere un po' di olio in una padella. Intanto noi abbiamo messo su l'acqua per la pasta. Sì. Il mio piatto perfetto qual è, chef? Il piatto perfetto è sempre quello equilibrato, non c'è un piatto perfetto, ci sono tanti piatti perfetti. L'importante è l'equilibrio. L'equilibrio è quando parliamo sia di proteine, sia di carboidrati e sia di elemento vegetale, quindi devono essere ben equilibrati, devono essere ben distribuiti. O li distribuiamo in un pasto unico o durante tutta la giornata, però l'importante è l'equilibrio. Quindi poi nello specifico i dottori ci insegnano le diete specifiche in base al proprio organismo, però diciamo che se uno conosce bene il proprio organismo sa di cosa ha bisogno durante il giorno, e quindi quel fabbisogno se lo gestisce durante tutto il giorno. Ripeto, però per quanto riguarda il piatto deve essere semplice possibilmente, con ingredienti buoni e genuini, con massimo 3 ingredienti, da non coprire troppo i sapori, non confonderli troppo, quindi l'equilibrio soprattutto. Annalisa, come procedi? Io ho messo un pezzetto di aglio con l'olio in padella, adesso lo faccio soffriggere un po' e poi aggiungo prima i peperoni friggitelli e poi il tonno alla fine, perché comunque essendo in scatola è già pronto. Una ricetta molto semplice, però ogni volta che l'ho proposta è sempre piaciuta, perché ha dei sapori molto particolari, soprattutto poi perché il pane aromatizzato con la colatura di alici, diciamo, dà quel tocco in più. Lo mangiano anche le mie figlie, quindi è garanzia anche per i bambini, anche se la colatura di alici sembra una cosa un po' più particolare nel gusto, però piace. Tanto credo che i tuoi piatti non nascano propriamente in cucina, ma prendi spunto un po' dalle... No, anche perché io sono una cuoca, mi occupo più di tradizioni, quindi comunque la mia cucina è sempre un po'... ispirata a qualcosa. Sì, sempre un po' classica, ispirata alla tradizione, perché mi occupo anche di storia. Di storia della cucina, scrivo anche degli articoli. Bello. Quindi diciamo questo. Ispirata un po' a tutto ciò che ti circonda. Sì, faccio anche delle collaborazioni a livello storico, anche a livello di tradizioni proprio, non solo culinarie. E gli ingredienti che preferisci usare solitamente quali sono? Vabbè, io sono ferrato per esempio sul pancotto, so fare tipo circa 100 tipi di pancotto. Sai quanti a casa stavano dicendo, ah buono! Non l'ho voluto presentare oggi perché, siccome ho fatto anche dei seminari sul pancotto, mi sembrava insomma ripetitivo proporre sempre, quindi... Poi ti riconoscono come la signora del pancotto, però... La pancottata. Senti, quindi queste orecchiette le prepariamo, hai detto, con del tonno, friggitelli, sì, che sono peperoni, giusto? Sì, sono i peperoni. E questi di solito in realtà... si fanno fritti, basta un po' gentilmente. Il pane croccante quando lo aggiungerai? Alla fine. Sì. È un segreto perché sia davvero croccante, perché non si bruci. E poco di olio. Sì, sì. Tante cose noi qua con lo chef Falco le abbiamo imparate,
Ah, ho imparato anch'io nuovi termini, nuove... Però non si finisce mai di imparare. Non si finisce mai, insomma, la cucina poi... Un po' di acqua, sì. È un mondo, è un universo veramente infinito. Grazie. Profumi arrivano come al solito. Mettiamo di lato così non facciamo scoppiettare l'olio. Nel frattempo però butto la pasta così, perché comunque è molto veloce come preparazione, quindi anche all'ultimo momento. Le donne quando vanno al mercato possono... Questo è il piatto del giorno del mercato. Sì, il piatto. C'è sempre un motivo. Per non abbandonare anche... i mariti. Ecco, sì. Può essere anche uno dei piatti veloci da preparare in una serata con gli amici, infatti. Perché no? Sì, sì. Però siamo in un periodo, insomma, abbastanza particolare. Qual è? La festa degli innamorati, festa quindi degli è San innamorati. Valentino. Vogliamo tra poco anche consigliare... Un piatto per due, piatto che si addica alla coppia? Io? Partiamo da te, dal punto di vista delle signore. Sì, sì, poi andiamo dal punto di vista anche dei signori. Secondo me il piatto migliore è quello di quando uno ti porta a mangiare al ristorante e uno non cucina. Ma ha detto da uno chef, però è controproducente. Perché almeno il giorno di San Valentino uno si deve riposare, insomma. Però... Non lo so, se vuoi entro nell'inquadratura, nella vostra inquadratura, ti faccio riflettere su questo, perché ti ricordo il mestiere che fai, ricordo perché, che... Cioè, noi donne comunque cuciniamo, no? Mo, al di là se uno sia una professionista oppure no, quindi uno il giorno di San Valentino si deve riposare e quindi sta in casa, sta al ristorante e si riposa, insomma. È giusto così. Invece lo chef... Sì, ma siccome poi non si indovina mai dove portarli, allora... Dal punto di vista delle donne ci interesserebbe magari sapere dove portarle. Ma lo so, io di cucina preferiscono le donne. Beh, sicuramente io andrei sempre su qualcosa di classico. Anche una pasta e pomodoro semplice, un datterino giallo, qualcosa di soft. Due cuori e una capanna. Due cuori e una capanna, giusto. E poi non è sempre così. Allora, Mario, tu che cosa consiglieresti? Io dico sempre che, insomma, anche la cucina deve avere effetto, deve fare colpo, quindi qualche piatto più impegnativo a San Valentino si può anche regalare. Possiamo anche allora usare... mi invita a San Valentino. Già fatto. No, dico, visto che hai voglia di fare un piatto più sofisticato. Già fatto, questo voglio, cioè ogni singolo piatto deve essere pensato per due, sì, quindi una serata portare. Romantica va anche accarezzata da buon cibo. Da buon cibo, soprattutto ecco, i gusti non troppo, visto magari potrebbe esserci evoluzione, non troppo accentuati nei gusti e nei condimenti, quindi i classici. Però poi ci dobbiamo abbinare un buon vino, quindi. Esatto, i classici piatti a base di pesce, magari anche dei carpacci molto, molto delicati, quindi che possono anche aiutare ecco, la serata, in quel senso sì, almeno per quanto riguarda San Valentino. Poi altre occasioni trascina. Possiamo anche appesantirci. Ho detto il vino trascina, io sono una sommelier, quindi comunque il vino è d'obbligo. Come si dice, se bevi un po' di vino per due ore i problemi tuoi sono gli altri. Diventano giusto? Degli altri. Vabbè, io aspetto. Come si fa però a consigliare i giusti ingredienti? Facendo questo mestiere molta gente gli chiederà, dice, ma che cosa devo usare veramente a tavola? Che cos'è che non mi deve mancare mai? A tavola non deve mancare mai la stagionalità. E se si rispetta la stagionalità, quindi non ci manca niente. Perché tutti i prodotti di stagione ce li abbiamo in pronta presa, come si dice, ce li abbiamo a disposizione. E in ogni stagione veramente abbiamo una varietà infinita di prodotti a disposizione e possiamo veramente realizzare tantissimi piatti e tantissime preparazioni. Quindi senza troppi sbattimenti, come si dice, ma con... mantenendo proprio la qualità proprio del piatto, proprio perché le materie prime in stagione o durante la stagione sono sempre ricche di nutrienti e quindi anche a livello, abbiamo detto, anche a livello di costo, quindi sono meno impegnative. Quindi, che cosa stai aggiungendo? Il pane? Adesso sto facendo il pane croccante, ho messo l'olio normale, però adesso poi la collatura di alici la metto alla fine perché è giusto un goccino, se no altrimenti dà troppo di sapore perché è un particolare come Marco.
Seguo come sempre attentamente ogni preparazione, quindi insomma anche la colatura di alici insieme a questi ingredienti, che poi non sono degli ingredienti dal sapore molto delicato, quindi come diceva Annalisa, è strano che piaccia anche ai bambini, però... I miei figli lo adorano. Lo assaggeremo. E noi... E poi darai un voto in diretta, darai... Insomma, si deve anche, diciamo, stravolgere quella che la... Tu sei da alunno, diventi prof. Cerchiamo, sai, il mondo della televisione dà dei ruoli, così come il mondo del cinema. Si interpretano dei ruoli. In questo caso tu sei il professore e loro sono gli alunni. Vediamo un po' come se la cavano questi bravissimi alunni, altrimenti non... Venga proprio. È bello. Invertire i ruoli ogni tanto ci piace. Sono buone, guardate, ecco, sono buoni? Ok, va bene, queste sono orecchiette fresche, per cui necessitano pochissimi minuti per la cottura. Ricordiamo che hanno una maggiore quantità di acqua rispetto alla pasta secca, certo. Però sono più umidi e quindi si cuociono prima. Io ho messo nel frattempo un po' di origano, ecco. Quindi ho anche... tirato un po' sulle... Come mai questa scelta dell'origano? Perché comunque è un piatto molto... cioè ha dei sapori molto particolari, nel senso c'è l'origano, c'è le olive nere, è molto forte nei sapori, quindi... Molto mediterraneo. Sì, molto mediterraneo, infatti. È un piatto... Non riesce a nasconderlo, perché comunque le origini garganiche poi vengono fuori. Anche vengono fuori con le varie spezie. Gli ingredienti utilizzati, certo. E in un piatto, che cos'è che deve esserci sempre? Stai chiedendo sì, a me, secondo scusami, te che cos'è che deve esserci sempre? Come primo piatto? No, in un piatto, che può essere primo, beh, secondo, anche i un piatti dolce, che bisogna proporre devono essere bilanciati, nel senso che una quantità giusta di carboidrati... Qui io ho cercato i carboidrati, la pasta, poi c'è il tonno, proteina, abbiamo la parte vegetale, insomma... Quindi bisogna, nei vari elementi bisogna un po' combinare, quindi questo diciamo è, poi alla fine è un po' saper cucinare. Falco, d'accordo? Sì, come dicevo prima, quindi è sempre l'equilibrio quello fondamentale, poi l'elemento principale è quello soggettivo, quindi si va almeno... Nei ristoranti l'offerta gastronomica deve essere varia, proprio perché dobbiamo accontentare tutti, non essere limitati a una fascia o a una parte limitata della clientela. Quindi in questo senso dobbiamo variare proprio l'offerta gastronomica, e i piatti ugualmente devono essere diversi, proprio per dare la possibilità di accontentare tutti i gusti della gente. Poi, ripeto, l'ingrediente principale è soggettivo in base ai gusti, quindi c'è chi sceglierà la pasta, chi sceglierà la carne, chi il pesce, ma l'importante è che ciò che serviamo sia sempre, ripeto, con il giusto equilibrio, che i sapori siano delicati e non siano coperti da altri sapori, quindi si devono riconoscere tutti i sapori all'interno di un piatto che proponiamo. Intanto il sapore lo sento attraverso l'odore. Esatto, l'odore stavo arriva pensando, tantino. Apriamo il salotto di Francesco Restaurant, esatto, con tutti i prodotti buoni di Terre Guste, infatti. Apriamo un ristorante televisivo, quindi faremo, perché no, vedere, accomodare i vari ospiti, i vari telespettatori che sono sempre protagonisti, voi cucinate, loro mangiano, assaggio, danno anche un giudizio, potrebbe essere una nuova idea. Sì, posso avere il piatto? No, mi sposto di qua. Sì, prendi tutto ciò di cui hai bisogno. Ma faccio l'impiattamento a modo di mappa. Ah, che sì, meraviglia, proprio... guarda, è fantastico. Allora, dici gli amici a casa di che cosa devono dotarsi per preparare questo piatto fantastico, devo dire. Allora, ripeto un po' la ricetta. Sì, sì, ripeti la ricetta, se vuoi gli ingredienti per quattro persone, altrimenti mi dici soltanto ciò che serve per prepararlo. Sono un fazzoletto. Allora, i peperoni friggitelli, poi il tonno in scatola, olio, aglio, origano, la colatura di alici, le olive nere. Olio immagino sempre l'extravergine di oliva. Sì, sempre. Tu l'hai fatto soffriggere
per, hai aggiunto l'olio, come io mi dicevi? Io ho fatto soffriggere un po' i peperoni. Certo, ma adesso lo metterai anche crudo sul piatto oppure un po' di olio? Un po' di olio adesso lo metterai? No, metto la colatura. L'olio l'ho già messo quando ho fatto tostare il pane. Bene. Quindi alla fine, e poi l'ho messo all'inizio quando ho fatto soffriggere... Succede qualcosa al piatto se aggiungiamo anche l'olio crudo dopo? No, però comunque c'è già nella preparazione, quindi alla fine sarebbe un di più. Ok, io ho finito. Guardate il piatto a casa, regia di Castaldi adesso va subito sul piatto, vediamo. E preparato, io direi, splendidamente dalla nostra Annalisa Grana. Mi raccomando, perché noi siamo pronti per andare avanti con la cucina che è sempre più protagonista. Il food, lo dicevamo prima, ha catturato l'attenzione di tutti e devo dire che il primo piatto preferito può essere anche questo. Il cibo ormai è diventato un argomento principale di tanti. Se volete seguire poi anche le ricette, subito dopo, sia nel sito di Terregusti, nella pagina di Terregusti, che è il Salotto di Francesco, vedrete sia appunto i piatti che i vari ingredienti che servono per la preparazione. Se parliamo di pasta, sicuramente a casa si chiederanno: ma il grano duro, tutta la filiera, insomma, del frumento duro, eccetera eccetera, sicuramente il binomio perfetto con il nostro territorio, ma la provenienza, la tracciabilità, le etichette parlano chiaro? Io faccio entrare subito Carlo Russo, che è un ricercatore. Carlo, benvenuto al Salotto di Francesco. Grazie. Ciao. Grazie, Francesco. Sei un merceologico, merciologo, praticamente specializzato nella filiera agroalimentare. Sì, la merceologia è quella scienza appunto che studia come si fanno le cose, quindi nella mia carriera mi sono occupato di grano, mi sono occupato di pasta. E oggi sicuramente è importante scegliere pasta di qualità. Assistiamo sempre più a una forma quasi di demonizzazione, insomma, dei prodotti derivati dai cereali, e quindi si assiste anche a una flessione negativa delle vendite di questa eccellenza del Made in Italy anche all'estero. In realtà andrebbe recuperato questa buona fonte di proteine vegetali nelle diete. Mi inquadrate Carlo cortesemente. Che caratterizzano appunto la nostra dieta mediterranea, appunto preferendo quando si può anche il consumo di cereali integrali, quindi di paste integrali, per avere anche un buon apporto di fibre, quindi una funzione, diciamo, metabolica migliore per il nostro organismo. Tracciabilità. Che cosa possiamo quindi aggiungere su questa parola, che però vuol dire tanto? Beh, è importante per il consumatore, soprattutto per quelli che ci ascoltano a casa, individuare appunto un prodotto di qualità. Un prodotto di qualità si definisce appunto per determinate caratteristiche. Per un merciologo la qualità è un concetto assai arduo, diciamo, da definire, perché la qualità riveste una serie di specifiche più ampie, però è importante per i consumatori richiedere appunto la qualità nell'etichetta del prodotto, quindi la capacità che i nostri amici a casa devono avere di riconoscere la qualità leggendo appunto un'etichetta. Questa qualità deve essere garantita da un sistema che deve prevedere dei controlli seri a monte, quindi sin dalla produzione della materia prima, quindi in questo caso il frumento duro, fino alla pasta, quindi al prodotto finito, per garantire appunto la rispondenza di quelle caratteristiche che il consumatore deve cercare. E tutelare appunto il patrimonio Made in Italy. Certo, il Made in Italy è questa eccellenza, la pasta è un prodotto tradizionale che caratterizza un'intera nazione. Considera che l'Italia è il paese maggiore produttore di questo prodotto, tutto ciò che è Made in Italy all'estero chiaramente si vende senza problemi. È importante però che quel Made in Italy sia realmente prodotto in Italia, soprattutto per quel che riguarda la materia prima di partenza. Mi dici qualcosa anche sull'integrale? Beh, l'integrale è un po' il futuro, perché consumare cereali integrali è sicuramente
una evoluzione appunto di questo consumo di carboidrati e quindi anche di proteine vegetali, migliorato appunto dall'apporto di fibre. Considera che nel frumento duro l'apporto di fibre si aggira intorno al 9,5%, e quindi è un importante ruolo delle fibre è quello di migliorare l'assorbimento appunto dei grassi e inibire anche l'assorbimento degli zuccheri, quindi verso una popolazione che ha difficoltà diciamo ad assimilare zuccheri e grassi, il consumo di carboidrati e quindi anche di fibre, quindi di cereali integrali, sicuramente è consigliabile. Poi c'è tutta una funzione legata alle fibre solubili e insolubili, però di questo magari... Di questo magari ne parliamo più avanti, certo. Che io ritorno immediatamente, in questo caso sul falco, che è pronto per preparare il cono di cefalo. Sì, sì, facciamo un cono di cefalo, come abbiamo detto prima. Allora, abbiamo realizzato questi coni, che potrebbero essere dei cannoli, però sono neutri, quindi è una pasta semisfogliata, quindi tipo un pan brioche. Quindi non è dolce? No. È salata come, è neutra, come impasto? Sì. Ah, è un impasto neutro. Quindi poi andremo a farcirli con il nostro cefalo e le nostre verdurine. Quindi... quando siamo pronti possiamo partire. Noi siamo prontissimi. No, siamo prontissimi. Allora prendiamo il nostro cefalo, l'abbiamo sfilettato prima, abbiamo ottenuto dei filetti e facciamo dei bei trancetti in questo senso. Poi intanto Marco ha già scaldato dell'olio. Allora, facciamo così, lasciamo un fermo immagine, come si dice, no? Così, resta così un secondo, perché vado in pubblicità, resta proprio così, come un freeze del Grande Fratello, VIP, va bene? Facciamo tutti quanti il freeze, regia, perché andiamo per pochissimi istanti in pubblicità, poi prosegue la preparazione di questo fantastico piatto, poi ci sta il dolce, insomma, restate qua che di consigli ve ne faccio dare. Eccoci qua, tornati sotto l'occhio elettronico indiscreto della telecamera. Stiamo preparando dei fantastici piatti, se vi siete persi la puntata dall'inizio vi invito a guardarla, utilizzate il link nel gruppo sotto di Francesco e potrete insomma sapere non soltanto i segreti, come ho detto fin da subito, ma anche imparare a cucinare. In questo caso grazie a sotto di Francesco con la collaborazione del nostro fantastico sponsor che è Terre Gusti. E intanto guardate l'inquadratura perché loro sono rimasti frizzati, io pochi secondi fa, eccoli qua, sono rimasti frizzati perché lo chef stava tagliando il cefalo e quindi procedendo alla preparazione del piatto, ma adesso stop freeze, di conseguenza potete tornare con noi, e, insomma amici a casa, ormai ci conoscono, è bene intrattenerli anche in questo senso. Abbiamo finito di tagliare il nostro cefalo, abbiamo scaldato leggermente l'olio, lo passiamo nelle nostre mandorle appena tostate. Questo piatto già esiste o lo stai rendendo originale come al solito? Noi di volta in volta li rendiamo originali perché non sono mai uguali, almeno quelli che presentiamo in pubblico. Poi per quanto riguarda il ristorante devono essere un po' standardizzati, perché se i clienti poi tornano per mangiare quel piatto devono ritrovare più o meno lo stesso piatto. Vedi, tra i migliaia di piatti che esistono, quale avresti voluto creare tu? No, preferisco non dirlo. Questa puntata è a sfondo psicologico, esatto. Psicoterapeutico anche. Ci stai bullizzando, sappi. Sto facendo un po' di bullismo, è un fenomeno diffuso. Ovviamente no. Apriamo e chiudiamo parentesi, perché si sta facendo tanto nelle scuole a proposito di bullismo e mi raccomando, lo diciamo tutti a tutti gli alunni, gli adolescenti, qualora siate vittime di bullismo, parlate sempre, ditelo agli insegnanti, e qua abbiamo Falco che è uno degli insegnanti della scuola italiana, ditelo a casa, ditelo ai parenti, agli amici, l'importante è che non vi fate fregare da questi bulli che da soli non contano nulla, in gruppo si muovono però piuttosto bene, possono dare fastidio, e poi c'è il cyberbullismo per colpa di internet, ovviamente insomma così come siamo migliorati dal punto di vista di comunicazione, però per colpa del web
purtroppo ci sono delle violenze psicologiche che hanno fatto male già a molti adolescenti. E io questa parentesi facendo televisione, questa pagina di televisione la devo per forza sottolineare. Mi sembra giusto, mai sottovalutare, mai davvero abbassare la guardia, perché a volte si fanno danni enormi senza accorgersi. Allora, intanto abbiamo anche saltato le nostre cime di rape, le nostre cimette sbollentate, saltate direttamente con un filino d'olio, uno spicchietto d'aglio, e cominciamo a montare il nostro piatto. Allora, non ti manca nulla, ha fatto tutto con le mandorle, con le noci. Le mandorle già le abbiamo utilizzate, e poi farne buon uso. Ok, allora io mi servo. Marco, se mi fai due strisce, una di lato. Intanto, allora, abbiamo fatto la nostra zucca, l'abbiamo affettata sottilmente, l'abbiamo sbollentata, l'abbiamo condita. Fai vedere cortesemente questa cosa. Ce la siamo persa. Facciamo due rotoline. Fa vedere questo piatto, io l'ho preso prima per un tagliere, in realtà è un piatto moderno. Eccolo, fammi un'altra lunetta. Faccio una lunetta così, finta. Va benissimo. No, fa la vera. Magari su quella che hai già fatto, giusto per far vedere. Vera, no, vera. Fallo su un altro piatto. Ve la faccio qua. No. Va bene, no, dai. Fallo sul piatto lì. Qua. Sto facendo impazzire il nostro camera. Esatto. Sappi, bravo, perfetto. Beh. Allora prendiamo i nostri coni di pasta e andiamo a farcirli in questo modo. Mettiamo uno spicchietto di cefalo, il nostro rotolino di zucca. C'è anche questo sottofondo musicale, non so se riuscite a sentirlo. Sì, è piacevole, sentivamo. Allora, ancora un ciuffettino e la adagiamo in questo modo. Poi ne prendiamo un altro, facciamo sempre lo stesso lavoro con la nostra cima di rapa. Sembra una sorta di conchiglione, conchiglia gigante. Si allontana molto dall'impasto delle chiacchiere? Sì, è totalmente diverso. Diciamo che questo comunque è a base pasta grassa, perché comunque c'è anche la presenza di un po' di burro. Invece Marco, se potessi aprire un ristorante domani mattina, dove lo aprirebbe? In quale parte d'Italia o del mondo? Ecco qua, siamo cascati, recuperiamo. Questo è un momento di alta cucina, esatto. E di alta televisione, attenzione. Sì, fai bene regia a tornare sul piatto, perché richiede anche una certa concentrazione. Siamo cascati, però recuperiamo al volo senza nessun problema. Andiamo a completare il nostro piatto da questo lato. Tranquille le amiche che ci seguono da casa, perché tra poco tutto molto vi faccio dire anche che cosa ha utilizzato lo chef Falco. Ecco qua. Se vuoi Marco puoi rispondere alla domanda, eh? Sì, puoi intervenire. Aspettavo che insomma terminavate la presentazione del piatto. Beh, se dovessi aprire un ristorante domani sicuramente non lo farei. Non perché mi reputo ancora abbastanza giovane e insomma devo formarmi ancora un po' prima di immergermi in una situazione molto grande come l'apertura di un'attività. Tra i miei progetti non c'è l'apertura di un ristorante, in realtà, ma l'apertura di una struttura ricettiva comunque in generale, quindi non vado su una cosa molto semplice, quindi se devo farlo comunque aspetterò del tempo, aspetterò la formazione giusta e l'esperienza giusta soprattutto per affrontare un percorso così importante. Proporrei sicuramente prodotti del mio territorio, quindi eccellenza del territorio, tradizione, ovviamente con la giusta innovazione come si dice, e sicuramente resterei a sud. Dove? Bravo. Non lo so ancora. Però bravo, perché uno deve valorizzare il territorio di appartenenza, ma non per un motivo ben specifico, semplicemente per, insomma, io credo che là dove si nasca ci si sappia muovere meglio. E poi l'economia, si parte da là, poi se tu vai anche al nord va bene, però l'economia dobbiamo anche farla girare in un certo senso. A 360 gradi, quindi non farla rimanere soltanto, oppure mandarla come fanno purtroppo
altre major che mandano i soldini fuori Italia, ma qui entriamo in una diatriba, in altre situazioni. Qualcuno poi mi potrebbe dire perché fuori Italia non devono campare, certo, però dobbiamo campare anche noi, quindi dobbiamo campare tutti. Di conseguenza bisogna muoversi valorizzando il territorio, portandolo all'estero, ma essendo radicati sicuramente si è più forti, perché l'ho detto prima, si è consapevole e poi ci si sa muovere meglio all'interno della propria conchiglia. In questo caso è un piatto che mi ricorda un po' le conchiglie. Allora, che cosa serve a casa? Allora, ci serve della mezza sfoglia o pan brioche in sostituzione. Facciamo queste strisce classiche per fare le strisce delle crostate, le avvolgiamo, le cuociamo in forno, poi le possiamo farcire a nostro piacimento. Oggi abbiamo pensato di farcirle con del cefalo dell'ago di varano, cime di rape, accompagnati con salsa di barbabietole rosse, mandorle tostate e della zucca sbollentata e ripassata in padella. Togli quelle mani, perché vai avanti l'inquadratura. Lo so che non stai stare fermo, che vorresti mangiarti già le orecchiette, vorresti mangiarti già il cono di cefalo e anche i dolci. Adesso arriva Carmela. Carmela che ci descrive un po' la parte finale di un pranzo, di una cena. E siamo a San Valentino, vi siete sintonizzati adesso e allora io consiglio, non ve li posso far dare più. Assolutamente no. Mi ripeto un consiglio veloce per un piatto che si addica alla coppia? Allora, preferite sempre i piatti leggeri con poco condimento, proprio perché la serata deve essere lunga e piacevole, quindi magari dei carpacci, le classiche ostriche, insalatina di sedano, tutto ciò che può aiutare a stare bene insieme e a stare più a lungo possibile assieme. Ok, andiamo al dolce, facciamo entrare Carmela. Carmela, come stai? Buonasera, ciao. Ciao, sei microfonata? Sì, sono microfonata. Ok, andiamo, io vedo qua spugne, spugnette, sì. Che cosa so? Oggi ci spizziamo un pochettino. Ci spizziamo un pochettino. Ovviamente sempre attimo a San Valentino, con il nostro cuore di gelatina di frutta del bosco. Abbiamo... La caprese l'hai fatta tu? Sì. Inquadratela bene, la caprese, io ripeto, vai con la macchina della verità, la caprese l'hai fatta tu? Sì. Bugia. Io c'ho un passo. Bugia, io tu c'hai? Io ho un passo. Perché? Io sono il dottore alla macchina. Ah, ok, a posto, hai confermato che è falso, ha compreso le spugne e il cuore sì. L'avrà preso da qualche... non so, da qualche povera bestia. Mi bullizzano appena arrivo. Vabbè. Io procedo. Dici. Vai, procedi cosa perché... Cosa prepari? Cosa proponi? Allora, proporrei. Perché... Proporrei. Usa il condizionale come facciamo spesso noi esatto. Giornalisti, perché nella sicurezza dell'incertezza è bene usarlo. Vai. Una mini caprese glassata al cioccolato bianco. Il colore è dato appunto dal colorante rosso, con sì. Una spugna alle mandorle e una gelatina a forma di cuore ai frutti di bosco. Mi sapresti descrivere la preparazione di questa caprese? Che cosa ci vuole? Allora, ci vogliono uova separiamo il tuorlo dall'albume, perché poi l'albume lo andremo a montare a neve. Sono preparata, Francesco, non beh, te l'aspettavi. Ha studiato. Sì, sì. Siamo stati 3 settimane per riflettere un po', ma ce l'abbiamo sì, fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta. Andiamo a mischiare tuorlo e zucchero e poi aggiungiamo la farina setacciata e incorporiamo poi l'albume montato a neve. Però, la spugna invece? La spugna... Qui si fa più complicata la sì, mia domanda. Sì, si fa un pochettino più complicata, ma relativamente... suggerimento da casa. Vabbè, anche l'emozione della telecamera. Sì, sono emozionata. Chef, meno male che abbiamo finito di prepararla a mezz'ora sì, fa. Esatto. No, sempre a base di uova e, sì. E albumi. C'è un blackout. E poi vabbè, andiamo a utilizzare mandorle appunto okay. E poi andiamo a utilizzare... Un po' di latte ce l'abbiamo messo? Sì.
utilizzare appunto il sifone che dà l'effetto spumoso. Ok. Spumoso si può dire? No, immagino a casa, seguendo i tuoi consigli, viene fuori qualcosa che è originale comunque, sì, perché sì, non lo trovi da nessuna parte. No, assolutamente. Oh, va bene. E il cuore, non me l'hai descritto? Che cosa ci vuole per fare questa gelatina? Allora, abbiamo semplicemente passato in padella dei frutti di bosco per farle ammorbidire, dato che sono un po' così. Abbiamo frullati con la gelatina e abbiamo fatto stare un pochettino in frigo. Quanto tempo? Più o meno un'oretta, sì. Una buona oretta. Tempo di... Come? Gelificato. Lo stesso tempo di un budino, giusto? Più o meno lo stesso tempo di un budino che si conserva in frigo. Sì, sì. Dipende sempre dalla preparazione e da cosa c'è all'interno. Questo essendo esclusivamente liquido, diciamo, quindi è molto più veloce, quindi un paio d'ore ed è perfettamente solido. Benissimo. Prego. Ok, prego, puoi procedere? Sì, sono un po' emozionata oggi. Sei fidanzata? Sei emozionata, no? No. Non sei io lo fidanzata. Sapevo questa domanda. Ok. No, anzi. Questo si serve per impiantare. Ma perché io devo dare anche delle notizie ai tuoi, no? Devo dire come procede. No, i miei genitori accade. Sanno, quindi no, non sono fidanzata, lo sono sanno, single. Perfetto. E cerco l'amore. Cos'è, un appello? No, un appello. Fai un po' di rilassatura. Sì. Okay. Ricorda sempre che siamo in televisione. Non siamo, sì, infatti. Nel senso, se siamo un po' più celeri è meglio. Ok, comincio a impiattare. Sì. Perfetto. Allora, ovvio che le temperature qui non sono quelle giuste per la glassatura, perché la glassa si è un po' raffreddata, comunque volevamo far vedere la glassatura in diretta, non riusciamo, però questa è la glassa, molto più morbida, più fluida, quindi si va a coprire la nostra mini caprese che poi scende, dovrebbe scendere, condizionale, che in questo caso non scende, ma è semplicemente per farvi vedere come abbiamo realizzata l'altra. Hai detto che questa glassa rossa è a base di cioccolato bianco, sì. Annalisa, ti piacciono i dolci? Sì, abbastanza. Li prepari? Sì, sempre qualcosa però di tradizionale vado io. Oggi ho scoperto alcuni dolci che si usavano un po' nell'antichità. Uno in particolare è un dolce che ha un nome un po' particolare. Si chiama, vabbè adesso lo dico, però sembra un'altra lingua perché in realtà è slavo comunque. Noi sentiamo, lo chiamiamo la Pashka Muneshka. Pashka Muneshka. Sì. Ed è un dolce che, diciamo, in Puglia viene fatto in varie versioni. Io che sono del Gargano comunque lo faccio, utilizzo il vincotto di fichi, la farina bianca, anche se in origine era più quella grossolana, più semola, insomma. Poi dentro va messo un po' di acqua, le solite spezie che si utilizzano tanto perché in mancanza dello zucchero, la cannella, i chiodi di garofano. E poi la particolarità di questo dolce è che viene seccato al sole. E quindi perché veniva fatto praticamente quando si finiva di fare il vincotto di fichi, la parte rimanente dei fichi secchi, cioè dei fichi ammollicciati, diciamo, sì, veniva recuperato facendo questo dolce e poi si seccava e si mangiava. Ovviamente adesso abbiamo disponibilità di dolci in quantità, anzi fin troppo. E invece questo dolce si seccava perché poi, ecco, nel mangiare questo pezzettino più era secco e più doveva durare tanto, perché il gusto appunto del dolce doveva durare tanto, tipo si faceva a fine agosto fino a novembre, però diciamo in origine noi adesso lo facciamo più in versione dolce. Questo significa che l'inverno non è tanto appropriato? O sì, lo possiamo sì, arrivava secco fino a dicembre. Ecco. Ah, ho capito. Sì, quindi praticamente viene steso, diciamo, in queste teglie al sole, fatto seccare, poi tagliato a pezzettini e si conservava in un panno tipo di vino. Per quanto tempo massimo?
Beh sì, se lo tieni bene 5-6 mesi, comunque però, da fine agosto a settembre, diciamo, un po' come le cartellate, ne fanno 3.000 e ce l'hanno fino a Pasqua. Tu pensa che questo dolce veniva utilizzato anche, dato in dote alle ragazze quando si sposavano. C'è una ricetta. Allora lo preparerai qua da noi? Sì, certo. Prossimamente c'è una ricetta originale di questo pane, sì. Il pane schiavonesco, poi alla fine è il termine esatto in italiano, che la, ce l'ha rapportato, diciamo, un notaio, perché prima i notai avevano questa abitudine, a fianco agli atti notarili, loro riportavano alcune particolarità, la maggior parte erano, grazie a loro, noi ci troviamo delle ricette molto antiche, quindi ce l'abbiamo in archivio da parte di questo notaio che ce l'ha lasciato. Però, molto particolare come cosa da sapere. Sì. Siamo quasi giunti al termine di questa puntata e sicuramente un po' la carta d'identità dei vari prodotti e l'etichetta. Possiamo far aggiungere, visto che ho la figura qui del ricercatore Carlo Russo, appunto, che cosa vi puoi aggiungere se parliamo di etichette? Beh, per quanto riguarda le etichette è importante perché il consumatore sia in grado di riconoscere quegli elementi distintivi che caratterizzano i nostri prodotti di qualità. Il primo consiglio che mi viene da dare è stare attenti all'origine, l'origine dei grani. In etichetta deve essere riportato l'origine di, della coltivazione dei grani, il paese è chiaramente di molitura e di lavorazione del prodotto finito, quindi della pasta. Stare attenti quindi ai valori nutrizionali, stare attenti alle scadenze, e preferire quindi possibilmente prodotti appunto che hanno un legame col territorio e che rispondono a quei criteri di qualità che oggi un consumatore è sempre più attento, è sempre anche più attento a un sano e corretto stile di vita che passa anche da una sana e corretta alimentazione, ricerca, e mi riferisco principalmente a quegli elementi che caratterizzano appunto dei frumenti funzionali oppure dell'aggiunta di altri ingredienti appunto nelle paste per dare alla pasta un valore salutistico maggiore. Benissimo, eccoli qua inquadrati, orecchiette con tonno, friggitelli, pane croccante, aromatizzato con alici, poi c'è il cono di cefalo. Poi c'è il dolce, non ci siamo fatti mancare nulla, cari amici a casa. Allora, il mercoledì continuate a seguire le puntate, ovviamente giovedì c'è la replica del mercoledì, al mattino intorno alle 11, e cerchiamo di divulgare anche noi, di portare fuori attraverso la televisione quella che è la nostra cultura, quindi quelle che sono le varie ricette, l'universo culinario che si esprime attraverso l'arte, che loro sono anche degli artisti, gli chef, e basta così, noi ci vediamo domani, quindi io ringrazio. In ordine, vanno in ordine, così partiamo subito. Carlo Russo, ricercatore, grazie per essere stato qua con noi al Salotto di Francesco. Grazie Carmela. Grazie Francesco. Grazie allo chef Mario Falco. Arrivederci, alla prossima. Grazie Marco. Grazie a voi. Grazie Annalisa Grana. Grazie a voi. Ci vediamo anche nella prossima puntata, fra un paio di mercoledì sei da noi. Grana? Va bene, certo, sì. No, stavo già pensando. Io ti confermo l'invito. Stavo se tu già vuoi, pensando a quello, una cosa particolare che dovrai preparare. Sì, certo. Bene, mi fa piacere. Noi ci vediamo domani. Ciao a tutti, mi raccomando, continuate a seguirci sempre. Ciao. One, two, three, four.